Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? La musica ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. E anche questa sera mi sembrava doveroso iniziare così la nostra puntata con ovviamente un omaggio al maestro Ezio Bosso. Ben ritrovati ragazzi, Incontri on the Road per questo speciale Illegal Magic. E allora sarà un'ora di magia, un'ora di divertimento, ma tra l'altro tutto assolutissimamente, passatemi questo super termine, in diretta. E allora ben ritrovati, un saluto a tutti gli amici che sono collegati e che si collegheranno con le varie pagine. Ricordiamo che siamo in diretta e in contemporanea su YouTube, Instagram e Facebook. Oltre 25 pagine per regalare un po' di emozione, un po' di magia, un po' di illusione, un po' di teatralità. Quello che magari da un po' non riusciamo a fare per ovvi motivi, ma eccoci qua, pronti per voi. E allora, da subito, un ringraziamento alla nostra regia, Ale Crivelli e Ale Mainetti. Grazie ragazzi per il vostro straordinario lavoro in regia, in remoto, come si suol dire. E il primo benvenuto ovviamente a lei, la mia compagna di viaggi. Siamo un po' separati perché lei seguirà appunto la parte social, quindi si occuperà di dar voce ai vostri messaggi, alle vostre domande, insomma alle vostre perplessità, perché no? E allora eccoci qua, Rossella Di Pierro. Ciao Rossella. Buonasera a tutti, ciao Thomas, ma che bel teatro alle tue spalle! Guarda, ti ringrazio, ma ovviamente è stata una cosa studiata apposta. Perché? Perché la magia è teatro. Noi siamo, dico, eravamo fino a poco tempo fa, ma poi lo siamo tuttora, abituati a presentare la magia nei grandi teatri, dove ovviamente l'emozione si tocca e si taglia con una lama di coltello, ma non da meno saremo questa sera. Siamo al secondo appuntamento dedicato alla magia, Illegal Magic. Rossella, ma non solo questo è il secondo appuntamento, perché guarda caso, esatto, Thomas, festeggiamo la 20ª puntata di questo speciale di Incontri on the Road Digital Edition, e tra l'altro festeggiamo nel migliore dei modi, perché, allora, permettiamoci di dirlo, questo è il primo evento magico in live streaming e quindi ce l'abbiamo noi, sono felicissima davvero, quindi mi raccomando, anche questa sera farò da social room, per cui tutte le domande, i commenti che volete fare, noi li leggeremo e risponderemo in diretta. Rossella, grazie di aver ricordato che siamo alla 20ª puntata. Sicuramente, insomma, in qualche modo bisogna anche, come si suol dire, stimarsi un attimino, in quanto comunque con tutto il team delle Incontri Production siamo stati sicuramente tra i primi a trasmettere programmi in diretta live streaming, e chiaramente permettendo anche dei live show. Tra l'altro siamo al secondo appuntamento appunto dedicato alla magia, ma ne avremo poi altri, ma avremo anche dei nuovi appuntamenti. Rossella, mi raccomando, poi durante la puntata ricordiamo al nostro pubblico, perché ci saranno delle novità davvero molto particolari e molto importanti. Insomma, sarà la prossima settimana entrante una settimana ricca di dirette televisive, ma non vogliamo dilungarci troppo, quindi se avete voglia di scrivere, scrivete. Rossella darà fiato ai vostri messaggi, ma da subito dobbiamo anche presentare, io lo chiamo un po' da un lato l'artefice di Illegal Magic, sicuramente un grande personaggio magico a livello internazionale, podio ai mondiali di magia, ma non da ultimo, proprio nel mese di gennaio è rientrato anche dalla grande Russia con altri podi. E vabbè ragazzi, è lui, signore e signori, Walter Maffei. Entro facendo questo ventaglio così estetico. Ciao Thomas. Ciao Walter, che bello, grazie
Grazie di esserci, grazie di aver contribuito e soprattutto di aver sposato questa causa, cioè il fatto di andare in diretta live streaming, quindi uno show vero e proprio in diretta. Che cosa cambia? Perché la gente poi dice sì, però dove siete? E allora spieghiamo che cosa vuol dire un live show in diretta. Che per ovvi motivi di logistica ogni personaggio, ogni artista che si collegherà stasera, ma compreso il sottoscritto che è a Varese, Walter Maffei che è in un'altra sempre in provincia di Varese ma da un altro paese, che cosa vuol dire? Quello di essere in posti diversi ma sotto un'unica regia e non solo, comunque essere realmente in diretta. Quindi quello che voi vedrete stasera non è un video di YouTube montato e preparato, siamo in diretta. Se voi ci scrivete ciao Thomas, ciao Walter, noi diremo il vostro nome, quindi quello sarà un modo tangibile per dire che siamo in diretta. Per esempio, guarda, faccio una cosa brutta, prendo il telefono per dirvi che sono le 21:06 minuti, quindi questo mi fa capire che siamo davvero in diretta. Caro Walter, scusami se ho spiegato, ma era per... persone. Togliamo ogni dubbio, perché purtroppo c'è, può esserci anche l'equivoco, no? Qui non c'è trucco, non c'è inganno, l'unica cosa vera qui è la diretta, quindi assolutamente hai fatto bene a specificarlo. Mi ha fatto anche molto piacere vedere questo omaggio Ezio Bossa, il maestro che ci ha purtroppo lasciati, e mi fa anche piacere perché tu sai che io utilizzo le sue colonne sonore nei miei spettacoli di magia, come René O'Brien Tirsen, anche il maestro Ezio Bossa, ora più che mai nella magia che presenterò sentire le sue note, le sue musiche, sarà ancora più emozionante. Questa sera però siamo qua per emozionare, no? Comunque con la nostra arte, e quindi io direi subito di fare, sai, noi siamo un po' ciarlatani noi maghi, no? E quindi, sai, il ciarlatano, facciamo così, prendiamo un po' di zucchero, addolciamo subito un po'. Direi di darti la scena, vai! Ma sai, il ciarlatano, l'unione di due parole, ciarliero, e cerretano, perché i grandi venditori imbonitori del 600 venivano da Cerreto Umbro, questo paesino, ed erano bravissimi perché potevano veramente riuscire a vendere qualsiasi cosa, erano grandi venditori, ciarlatani, e quindi riuscivano veramente in mille imprese. Io ho fatto sparire un po' di zucchero così, da ciarlatano moderno, diciamo. Quindi questo era un po', Thomas, la pillola culturale per aprire l'Illegal Magic, che come sai è sempre una... l'aspetto pedagogico, culturale, quindi abbiamo fatto una magia per giustamente così spiegare perché si dice ciarlatano, che cosa significhi. Assolutamente, anzi io ti ringrazio perché tu dai sempre delle pillole, diciamo anche così, storiche di quello che è l'arte, in questo caso ovviamente magica e dell'illusione, che poi ovviamente sei una persona super preparata, ecco appunto... No, giustamente, vedi? Io stavo così condendo un po' il tuo discorso, non volevo toglierti la parola, stavo così condendo il tuo discorso. Hai fatto l'effetto sorpresa, l'effetto sorpresa. Hai prima tolto un po' di zucchero e poi hai ridato dello zucchero, che è sempre importante nella vita, assolutamente. Senti Walter, allora, tu ovviamente hai preparato un team di ospiti, di maghi, di colleghi, di amici, perché poi la cosa bella è che ci lega a questo mondo non solo la passione, la professionalità, ma anche ovviamente l'amicizia, perché si ha sempre l'occasione di girare tanti eventi, tanti palchi e condividerli insieme. Ed è anche la volta di questa sera, chiaramente. Infatti l'Illegal Magic nasce con questo scopo. Io quando 12 anni fa mi sono svegliato una mattina e ho detto voglio creare un progetto itinerante in tutta Italia, o che diventi anche europeo, per riunire il più possibile le persone. E questa possibilità che tu mi dai di trasmettere qui a Incontri on the Road mi permette di raccogliere tutti insieme amici, colleghi che hanno aderito a questo progetto, quindi divulgare anche la cultura della magia. E ti vorrei proprio far conoscere qualcuno che ne sa di cultura magica, e lui è collegato da Udine. E prima di collegarci con lui, però, ti volevo dire che c'è un film del 95. Ti ricordi uno dei primi film di Johnny, non di Johnny Depp, di Keanu Reeves? Era Johnny Mnemonic. Okay. La trama, lui era, esatto, aveva impiantato questi file nel cervello e poteva memorizzare e immagazzinare più possibili informazioni per portarle nel 2021. Cioè era girato nel 2021, quindi ci siamo quasi. Ecco, l'esperimento da cui stai per assistere, ora ti lascio con l'ospite che tu conosci già,
si chiama Simone Ravenda da Udine, ci farà proprio capire e ci spiegherà meglio qual è il potere della mente, il potere mnemonico che diventa poi magico. A te, Simone Ravenda da Udine. Fantastico, ma Un benvenuto, ma ben abbraccio. ritrovato direi a Simone Ravenda, perché ho avuto il piacere, l'onore direi di condividere il palco, tra l'altro in una serata strepitosa, caro Simone, se ti ricordi eravamo a Regina Palace, un posto veramente fantastico di Stresa, dove abbiamo Non fatto posso dimenticarmelo. una serata magnifica, tra l'altro con un grande marchio, il Cavallino Rampante, la Ferrari e via dicendo. Come Simone, stai, Thomas? Sono sì. veramente felice di essere con voi. Per fare questo esperimento e per mostrarvi questi poteri mnemonici della mente, però, come sapete, avrò bisogno di una persona che mi darà una mano. Quindi adesso scegliete voi. O No, tu o Rossella mi dovete dare una mano. io mi tolgo, ti guardo volentieri. Se hai bisogno di qualcuno o qualcuno che ci scrive, oppure Rossella, io direi. Dio, se si può connettere qualcuno che si Eccomi, scrive, però ciao mi Simone. serve un viso. Ciao Rossella, come stai? Ti lascio Tutto andare. bene, tu? Sono veramente felice di vederti, sto molto bene, spero che anche voi stiate bene. Anch'io. Io chiedo umilmente perdono a No, tutti quelli che ci per cosa? stanno, a tutti quelli che ci stanno guardando per la condizione oscena dei miei capelli. Però, Ma sai, penso un po' tutti in questo periodo, infatti, mi sono voluto mettere anche in una condizione proprio casalinga, proprio per fare in modo che sia tutto più casalingo possibile. Rossella, senza perdere tempo, io quello che vi voglio mostrare, ti voglio mostrare, è un esperimento estremamente interessante che riguarda la memoria, perché moltissime persone mi hanno chiesto, sì, ok, Simone, sei bravo, bello tutto quello che fai, ma come si diventa mentalisti? Il Ok. modo per diventare mentalisti è quello di avere un cervello allenato. E quali migliori tecniche, se non appunto le tecniche mnemoniche e di calcolo rapido, appunto per avere un cervello allenato per poi fare i prodigi del mentalismo. Quindi, Ok. qui con me io ho un mazzo di carte, ok? Come puoi vedere, come potete vedere, tutte le carte sono ovviamente differenti. Fossero tutte uguali, l'effetto non sarebbe poi così tanto divertente. Benissimo. Ora abbasso la telecamera. Ok. E do una rapida mescolatina alle carte. Ok. Rossella, tu sai Sì. No, quante combinazioni ci sono per mescolare un mazzo di carte? Te lo dico io, ci mai. sono 51 fattoriali combinazioni, il che vuol dire un numero che è 51 per 51 per 50, anzi 52 perché le carte sono 52, quindi 52 per 52 per 51 per 50 per 49, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un numero gigantesco, quindi è molto probabile che queste carte siano state mescolate in questo modo per la prima volta nella storia delle carte da gioco e chissà fra quanti milioni di anni verranno rimescolate esattamente in questo modo. Fantastico. Ora, mi servirai tu perché? Perché io adesso farò così e quando vuoi tu mi dirai stop per selezionare una carta. Bada bene che è probabile che io ti sentirò un po' indifferita, quindi quando tu mi dirai stop io starò ancora andando forse. Poi, Ok. Certo. se sarò un po' indifferita, tu mi dirai leva due carte, leva tre carte, quelle che vuoi tu, va bene? Va bene. Stop. Ok, perfetto. Ti avrò sicuramente sentita indifferita, quindi se vuoi posso levare delle carte come vuoi tu, o aggiungerle. Leva due carte. Levo due carte, una e una due. Perfetto, quindi questa carta qui. Sì. Ora mi sposto, devo calcolare un po' gli spazi qua. Ok, chiudo gli occhi perché sono in modalità selfie. Se ti mostrassi la carta in questo momento, ovviamente la vedrei. Certo. Quindi chiudo gli occhi, si vede con gli occhi chiusi? Ok, Sì, si vede? si vede la carta e si vede contemporaneamente con gli occhi chiusi? Hai Sì, si vede, confermo. visto la carta? Sì, vista. Ok, perfetto. Quindi adesso abbasso tutto e riabbasso la telecamera. Mi servi tu in questo momento, Rossella. Quindi adesso è meglio se io ti vedo. Perfetto. Quello che ti chiedo, Rossella, è di andare a pensare, a concentrarti sulla carta che hai appena visto. Ok? Ok. Perfetto. Ok, dovrebbe essere
una carta nera. Sì. Concentrati sul seme di questa carta, se è una carta di picche o di fiori, cortesemente. Ok. Ok, perfetto. Dovrebbe essere una carta... ok, va bene. Concentrati sul valore numerico di questa carta. Sì. Ok, bene. Adesso questa è una domanda abbastanza subdola, perché ti ho chiesto il valore numerico della carta, quindi probabilmente stai pensando a un numero. Sì, benissimo. È vero. Non fare nulla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ok, questa carta dovrebbe essere una carta nera, una carta di picche, dovrebbe essere un 6 di picche, corretto? È giusto! Posso mostrarla? Certo! Ok, perfetto, però questo è un potere, però questo è un potere della mente, in qualche modo tu mi hai dato questa informazione, ok? Mi hai mandato questa informazione, ma io quello che voglio mostrarvi è una cosa differente. Ok? Voglio appunto mostrarvi i poteri della nostra memoria. Quindi adesso quello che farò è andare a memorizzare nel più breve tempo possibile queste carte da gioco. E lo farò con una tecnica specifica. Carte che sono state mescolate. Ok, io praticamente quello che sto facendo in questo momento non è tanto andare a ricordare il mazzo di carte, ma è andare a costruire una storia con queste carte da gioco. Perfetto. Io praticamente ho connesso a ogni carta l'immagine di un luogo, di una persona o di un oggetto. E quello che sto facendo, tra l'altro scusate i tempi, però farlo mentre parlo è più complesso. Ok, quello che sto facendo praticamente è andare a creare una storia con queste informazioni che ho nella mente. Ok, dovrei essere pronto. Perfetto, quindi Rossella ritorna in camera. Rifacciamo la stessa cosa, ma adesso voglio leggerti nella mente in modo molto più rapido e poi dirti anche altre informazioni. Quindi quando vuoi mi dici stop. Stop. Ok, ti avrò sentito forse in differita, quindi se vuoi levo qualche carta da qua. Se no teniamo questa, come vuoi tu. No, teniamo questa. Ok, perfetto. Quindi richiudo gli occhi. Ok? Sì, si vede. Guarda la carta. Ok. Ok, abbasso. E adesso voglio unire al potere della mente anche il potere della mnemonica. Quindi adesso ti chiedo di nuovo di concentrarti sul colore della carta che hai visto. Ora, prima ti ho studiata, nel senso che avevo bisogno di vedere come tu pensavi a determinate informazioni. Ecco perché ti ho fatto pensare a una carta prima. Ora so quando tu penserai le informazioni che andrai a pensare, perché ti ho un po' studiata. Quindi okay, ti chiedo di pensare se la carta è rossa o nera. Pensato. Perfetto, non l'ho capito, ti chiedo perdono, ripensaci. Pensato. Rosso o nero? Rosso? Ok, perfetto. Ti chiedo di pensare il seme, quindi se quadri, cuori, fiori o picche. Pensato. Ok, perfetto, mi stai dando ottime informazioni. Ora quello che ti chiedo è di pensare al valore di questa carta. Ora sai già il trucco della frase valore numerico e quindi non te l'ho ripetuta, ovviamente. Ok, pensato. Ok, dovrebbe essere un valore piuttosto alto, però non alto come una figura. Ok, sarò franco, ho capito alcune informazioni, ma non tutte. Può essere che la tua carta, solo sì o no, sia un 9 rosso. Sì. Bene, il 9 rosso può essere o di cuori o di quadri. Concentrati senza muovere gli occhi se la tua carta è di cuori o di quadri. Ok, Fatto. dovrebbe essere un 9 di cuori, giusto? È giusto. Posso mostrarla? Sì, certo. Perfetto. Ora però, questo esperimento verte anche sulla mnemonica, perché il fatto che tu sei andata a pensare al 9 di cuori, ovviamente, dato che io ho memorizzato tutte le carte, mi dà anche altre informazioni.
La prima informazione che mi dà è la posizione della carta gemella del 9 di cuori. Per carta gemella intendo l'altro 9 rosso, quindi in questo caso il 9 di quadri. Ora, se il 9 di cuori è la carta numero 17, mi sembra, dell'ordine che ho memorizzato, il 9 di quadri dovrebbe essere 35 carte sotto il 9 di cuori. Quindi dovrebbe essere l'ultima carta, tra l'altro, l'ultima carta, perché se questa è la 17esima carta e le carte sono 52, sì. 52 meno 17, calcoliamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Questa, l'ultima carta, dovrebbe essere il 9 di quadri. No. E non solo, no. Perché ovviamente, e non solo, perché ovviamente ho anche altre informazioni. L'altra informazione che ho è la carta prima della tua carta, perché la carta dopo il 9 di cuori dovrebbe essere il re di fiori. E dopo dovrebbe esserci il 2, un 2 rosso, non me lo ricordo, perdonatemi, un 2 rosso. 2 di quadri, mannaggia, è vero. Dopo dovrebbe esserci il jack di cuori, eccetera, eccetera. Prima dovrebbe esserci un 5 nero, mi sembra il 5 di picche, quindi l'ultima carta di questa pila dovrebbe essere un 5 di picche. Spettacolare. E ancora, ho anche altre informazioni, perché se il 9 di cuori è la 17esima carta, vuol dire che qui ci sono 16 carte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 16 carte. Di queste 16 carte, aspetta, di queste 16 carte 8 carte sono rosse, però prima di mostrarti se ci sono 8 carte rosse, io Rossella ti dico un numero. Questo numero è 89, 89, 89. Quindi intanto vediamo se ci sono 8 carte rosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carte rosse. Però prima di mostrarvi queste carte, prima di mostrarvele, io vi ho detto un numero e questo numero è 89. Vediamo se ce l'ho fatta. 4, eccomi qua, più 2, 6. Più 7, 13, più 3, 16, più 4, 20, più 6, 26, più 1, l'asso vale 1, 27, più 5, 32, 32 più 9, 41, più 2, 43, più 12, la regina vale 12, 55, più 3, 58, più 12, la regina vale 12, 70, più 8, 78, più 6, 84 e più 5, 89. Complimenti Simone, mamma mia. Wow. Sto fondendo. Vabbè, vabbè ragazzi, che tensione Simone che hai fatto. Beh, intanto... Caspiterina. Bravo. Complimenti Simone. Grazie. Mi ricordavo mille, che eri davvero bravo, ma davvero fare un esperimento di mentalismo così a distanza non è da tutti. Complimenti. Grazie mille. Grazie Rossella, grazie Simone, vorrei far entrare anche Walter perché mamma mia, una cosa davvero fuori di testa mi viene da dire. Walter, com'è sì, possibile questa... utilizzare infatti. La memoria in questo modo? Per me è veramente pazzesco. Grande Simone davvero, complimenti. Capisci perché all'inizio ti ho parlato di hai veramente creato un qualche minuto di sottile, di grandissima tensione, vero Walter? Sì, non a caso ti ho parlato di Johnny Mnemonic, questo film dove tutte queste informazioni vengono immagazzinate. Lui te l'ha fatto senza essere un cyborg, un essere umano che usa il cervello in questo modo. Incredibile, grazie Simone, grazie mille. Grazie a voi per avermi invitato, ragazzi. Io rimango qui con voi adesso. Grazie mille. Ravenna, grazie. Allora Walter, rimani lì, rimaniamo così come siamo, diamo la linea qualche secondo alla regia e torniamo identici nello stesso modo. Vai, yes. La pubblicità è come scegliere un abito su misura o trovare l'ingrediente segreto per il piatto perfetto. Bisogna essere creativi, appassionati, utilizzare la strategia vincente per centrare il target, raccontare storie uniche, fatte di emozioni e successi. Questo è il nostro obiettivo.
Per la tua pubblicità, organizzazione eventi e produzioni televisive, non affidarti al caso, affidati a dei professionisti. Incontri Production. Il settore immobiliare sta subendo un forte cambiamento e non sarà più possibile lavorare come prima. Casa Virtuale offre la possibilità di cavalcare questo cambiamento, mettendo in campo la migliore tecnologia al mondo. Il nostro sistema di mappatura 3D permette di visitare un immobile a distanza, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Tutto questo in pochissime ore, condivisibile ovunque con un semplice link. Non allontaniamoci dal futuro, accogliamolo ad occhi aperti. Come promesso, di nuovo insieme, un'altra serata, un'altra puntata strepitosa, caro Walter. Allora adesso, Walter, tocca a te, facci vedere, hai sempre in mano le carte, devi farci vedere. Sempre, sempre. Ma noi vedi tutti, anche un mentalista può avere in mano le carte, hai visto Simone Ravenda con le carte ha memorizzato tutto. Io quello che vorrei fare molto rapidamente è prendere uno spartito che ci ricorda il maestro Ezio Bosso, però vorrei chiedere a te, Thomas, se potessi tu tornare un istante con me, non è un problema se si sdoppiamo, e vorrei farti scegliere una carta virtualmente. Quindi io ti faccio vedere le carte e quando ne vedi una che ti piace, mi fermi. Ok. Affidarti al caso? Vuoi affidarti al caso? Magari preferisci? Ci affidiamo al caso? Così. Giro la prima carta, quella che è, va bene? Aspita, un re. Direi che è veramente un'ottima scelta. Allora, dimmi cosa devo scrivere, così diamo la prova che non ci siamo messi d'accordo, scriviamo qualcosa, qualsiasi cosa è. Io, se ci sta, scriverei strepitoso. Strepitoso, lo scrivo proprio come un autografo quasi, strepitoso. Perfetto. Come è una, tanti aggettivi per il maestro Ezio Bosso, a lui sto dedicando questa illusione. Prendiamo quindi questo re, come lui è stato un grande re della musica, e lentamente lo andiamo a mettere al centro del mazzo, così, perfetto. Ora prendiamo lo spartito, nel quale vado ora a chiudere il mazzo di carte e impacchettare il mazzo di carte, molto visibilmente, così, ecco fatto. Ed ora come un direttore d'orchestra però userò un tagliacarte, andiamo a infilare il tagliacarte all'interno, a far passare la lama da un lato all'altro, in questo modo, e attenzione perché ora un'unica carta infilzata è proprio il re di fiori, strepitoso. Eccolo qua. Grandioso, strepitoso appunto, sei stato strepitoso, grande Walter, fantastico. Senti, allora, abbiamo anche altri ospiti che, di cui uno conosco molto bene e un altro un po' meno, devo dire la verità. Allora, guarda, sì, infatti ci colleghiamo anche vicino a casa adesso, e poi ti riporterò anche nella capitale, a Roma, ma ci colleghiamo vicino a casa perché, sai, alla fine le carte compongono un disegno, no? Un quadro, ogni carta ha un significato, la simbologia negli arcani maggiori, re, le regine, come nei tarocchi, insomma componiamo ognuno il proprio quadro della vita. Ecco, c'è un prestigiatore, un mago illusionista molto giovane, una nuova promessa della magia, che ha costruito il proprio quadro della vita e ha deciso di farla diventare una performance e portarla in scena. E sto parlando di Ale Bellotto, che ci farà vedere, ascoltare questa storia. Eccolo qua. Ciao ragazzi, ciao amici. Ciao Ale, fantastico. È sempre un piacere rivederti. Anche nel tuo caso abbiamo avuto occasione di condividere tante emozioni, tante serate, tante cose, insomma, quindi alla grande direi. Esattamente, grazie. Io vi lascio soli. Ok, lascio grazie. Soli. Grazie Walter. Grazie. Allora Ale, intanto grazie di aver accettato l'invito per questo Illegal Magic in diretta. Ripeto, insomma abbiamo avuto occasione fin dal principio, fin da Mica Talent Show, di conoscerci, di appassionarci, ma soprattutto poi di lavorare insieme. Tu ovviamente sei diventato un grandissimo mago e adesso il palco è tuo. Prego, Ale Bellotto. Grazie mille, grazie Thomas. Come dicevano Walter e Thomas prima, io ho voluto portare un quadro della mia vita. E infatti questa sera, gentili ospiti che state guardando questa diretta, ho l'onore di presentarvi quello che gli artisti chiamano il quadro della vita. Sì, perché il quadro della vita, come ogni quadro, sta all'interno di una cornice. Sapete come si chiama? Si chiama cornice della vita.
quadro della vita, cornice della vita. La cosa bella però è che tutti noi ne abbiamo uno simile, anche se non l'abbiamo mai visto. Guardate, questa cornice la tolgo, sarà molto importante, infatti la metto qui, in modo tale che sia visibile per tutto il numero. Ora vi vado a raccontare un po' qualcosa riguardante questo quadro, perché ogni parte del quadro della vita è qualcosa che fa parte di noi, che ci completa. Può essere un colore preferito, può essere una persona cara, una canzone preferita. Per esempio, ve lo spiego meglio, io sono un illusionista e se anche questa sera sono qui a fare uno spettacolo per voi, beh, lo devo a due persone. La prima persona è mio padre, che mi ha trasmesso la passione per la magia con le carte. Sì, infatti lui ha sempre avuto l'hobby di costruire i mobili in legno e io l'ho sempre visto girare per casa con due o tre assi nella manica. Lo devo anche a mia madre, che quando era giovanissima, 15 anni, era già una grandissima maga. Sì, magazziniera, però comunque sempre nel giro. Nel mio quadro della vita ci sono i ricordi e infatti ricordo perfettamente il mio primo vero numero magico. Beh, in realtà ci provai un anno intero senza mai riuscirci, ma poi quel giorno mi ricordo che feci comparire una bellissima colomba e me la ricordo come se fosse ieri, era bellissima con le ali, i canditi, i pezzettini di zucchero e le mandorle, ed era Pasqua. Nel mio quadro della vita ci sono anche i dubbi, però. E infatti non capisco perché i maghi, e intendo dire tutti i maghi, si ostinino a far comparire monetine da dietro le orecchie, ma mai nessuno ha mai fatto comparire, che ne so, una banconota da 500 euro. Questo mai. Così, questo era il quadro della mia vita, fatto dai miei dubbi, dalle mie paure, dalle mie passioni, dai miei ricordi, dai miei genitori, da tutto quello che componeva la mia vita. Parlo al passato perché io a questo quadro ho voluto aggiungere una cosa importante, ho voluto aggiungere un sogno. Un sogno, il sogno di diventare un mago, un illusionista. E però mi sono reso conto che i sogni all'inizio non hanno tempo, non hanno nemmeno spazio per entrare a far parte del nostro quadro della vita. Ma ho capito una cosa, che se in un sogno ci crediamo davvero, allora possiamo sempre fare qualcosa di grande. Guardate, è molto semplice, basta spostare un pochino i pezzi che compongono la nostra vita, riordinarli, fare spazio, e allora solamente a questo punto i sogni avranno tempo, ma soprattutto spazio, di concretizzarsi. Vedete, però non è finita qui, Thomas, eh? Ho un'altra cosa da dirti. Un'altra cosa da dirti, perché i sogni in realtà sono così, diciamo, non si possono toccare con mano, no? Almeno nei primi momenti. Ed è per questo che per concretizzare questo sogno ho praticamente dovuto aggiungere un'altra parte di me. Guardate, è molto semplice, perché se in un sogno ci crediamo davvero, allora è il momento di riorganizzare ancora una volta i pezzi della nostra vita, i nostri sogni, le nostre paure, le nostre passioni, e come per magia il quadro della nostra vita sarà di nuovo completo. Però prima di terminare, vi ricordate la cornice? Vi ho detto che era importante, e in realtà è importante perché anche se abbiamo aggiunto e concretizzato un sogno, non è importante lo spazio, perché i sogni non hanno spazio, non hanno nemmeno tempo. I sogni sono solamente lì, ed è solo quando ci ritroviamo davanti che allora capiamo che anche l'impossibile può diventare possibile. Là. E questo è il quadro della vita. Spero vi sia piaciuto, spero ti sia piaciuto, Thomas. Guarda, sai che non me lo devi neanche chiedere, io amo il quadro della vita e quindi davvero mi hai fatto un grandissimo regalo, come ovviamente hai fatto un grandissimo regalo a chi ci sta ascoltando, perché ovviamente oltre alla narrazione del quadro della vita, la poesia che ci hai messo, di fatto hai anche fatto stare due pezzi incredibili dentro questa cornice e tutti si stanno chiedendo ovviamente come avrai fatto, ma come hai detto tu, i sogni non hanno spazio, incredibile. Esatto. Grazie, grazie mille. Grazie davvero. Ci vediamo dopo. Ciao.
eccezionale come al solito, grandissimo artista, grandissimo talento. Allora, io vorrei anche riparlare un attimino con Rossella per capire un attimino, insomma, per dar voce al web, cara Rossella, come siamo io messi? Sto ancora pensando al numero di mentalismo che tra ieri e oggi c'è. Incredibile, davvero, mi hanno letto la mente i più bravi mentalisti d'Italia. È vero. Thomas, tanti saluti, tanti commenti, tanti complimenti, quindi guarda, iniziamo subito. Allora, partiamo salutando il nostro caro amico Angelo Fasolo di Gossip News Italia collegato, gli mandiamo un grande abbraccio. Ciao Angelo. Grazie per ospitarci su questa fantastica pagina. Poi abbiamo collegate due grandi amiche e bellissime modelle della Nazionale Modelle Amica, quindi non posso non salutarle, Elisa e Angelica, vi mando un bacione e non vedo l'ora di poterci rivedere tutte insieme, di farci una bella partita di calcio. Poi abbiamo Aster Faedda collegato, che allora prima invia un cuore subito all'inizio e poi più avanti per il numero di Simone Ravenda dice: complimenti Simone, un saluto ragazzi e un abbraccio a Walter. Ciao Aster, ciao Marcella. Poi allora ritorno indietro, abbiamo Sergio Bellotto collegato che dice: ciao a tutti da Sergio Bellotto, ti mandiamo un abbraccio grande. Ciao Sergio. Ciao Sergio, ciao. Poi abbiamo mezzo programma di Hair Masterman collegato. Salutiamo. Allora, in ordine, Leonardo Pagliuca. Salutiamo la Barbieria Bolognini. E poi ovviamente tutto il cast di Hair Masterman, non possiamo non salutarlo. Poi abbiamo Alessandro Sergi che ci saluta. Buon sabato, un abbraccio, vi voglio bene. Ciao Alessandro, grazie mille per seguirci, sempre super carino. Poi Marcella Belmonte, Simone Grande, riferito al numero di Simone Ravenda. E poi mi fa morire, Monia Betti, ma come fa? Monia, c'è il barbatrucco, io non l'ho ancora capito. Poi abbiamo Mauro Remis che dice bravo, sempre riferito a Simone. Monia Betti, bravissimo. Alessandro Sergi, grande Simone. Poi abbiamo Francesco Calogero, ciao a tutti. Flavio Pozzi della scuderia Ferrari Club Ticino dice: ciao Thomas e Rossella, bravi per questa puntata, intrattenimento con la magia, un salutone anche a tutti i tuoi ospiti, in particolare a Walter, a Ale Bellotto che ho conosciuto nelle tue serate. Bello. E Monia Betti, riferito al numero di Ale Bellotto, stupendo. Fantastico. Allora Rossella, grazie. Intanto mi viene da dire due cose. Intanto che chiaramente essendo in diretta è chiaro che i complimenti, no, gli applausi arrivano un attimino dopo, ma è normale. È differita, è giusto così. Ci dobbiamo un po' abituare anche a questa grande novità. E contraccambio i saluti in particolare a tutti ovviamente, perché siete sempre strepitosi, gentili, carinissimi e grazie davvero di cuore. E volevo salutare anche Flavio Pozzi perché è il nostro presidente onorario della scuderia Ferrari Club Ticino, dove invece ho esatto, di esserne il presidente, e quindi sono veramente davvero molto molto contento. Allora Rossella, io ti lascio al tuo mondo del web, lascio solo qualche piccolo secondo alla regia e poi torniamo subito con Walter Maffei. Stanco delle solite vacanze? Vieni al Villaggio Sole Verde, un'oasi di benessere e divertimento. E non solo, piscine, idromassaggio, attività sportive, il tutto in piena sicurezza. Richiedi tutte le informazioni senza impegno per la tua prossima vacanza. Eccoci qui, Walter con noi. Allora Walter, Ale Bellotto strepitoso, anche lui. Assolutamente, anche per proprio il senso che ha dato al numero magico, la narrazione, l'aspetto teatrale e anche introspettivo. Questo ti ricordi che l'anno scorso chiesi di chiudere il mio gala di magia Varese proprio con questo numero. Io volevo un finale ad effetto, ma effetto emotivo, non effetto pum pum fuochi d'artificio. E infatti venne giù il teatro dagli applausi, se ti ricordi, naturalmente. Guarda. Che bello, che bello, che bello. Io ho altre carte in mano, ma ho queste. Sai perché ho queste? Non solo me lo ricordo con, come si suol dire, con la pelle d'oca, anche perché poi
per una serie di motivi è stato l'ultimo grande show che è stato presentato e abbiamo avuto il piacere di fare. Poi dopo siamo entrati in un momento un po' molto particolare. Vedo questo mazzo di carte molto particolare, mi dicevi, quindi... Sì, sì, le lasciavo qua così in vista, perché comunque questa è la Luna di Méliès, che è il logo di Legal Magique e che è il primo film di fantascienza della storia del mago Georges Méliès. E siccome noi spesso citiamo Méliès come proprio il papà degli effetti speciali, adesso facciamo vedere un video della la data fa impressione. Questo video che stai vedendo, Thomas, tu lo conosci già perché te l'ho mostrato, perché comunque sai quanto ci tengo, è del 1896. Questo signore è Georges Méliès, nei panni dell'illusionista, con la moglie, che compie i primissimi esperimenti di effetti speciali. Ora viene da sorridere forse a vedere gli effetti speciali che sta per compiere Méliès con la moglie, ma bisogna pensare all'intuizione dei tempi, quello di pensare che il fermo immagine potesse creare questa illusione. Ripeto, tutto ciò viene fatto nel 1896. Vedi, Thomas, che c'è anche un foglio di carta sotto la sedia. Questo perché ai tempi si usavano molto le botole dove i maghi facevano apparire e sparire le cose. Guarda questo passaggio, che bello, come ben fatto. Guarda, guarda, questo è veramente meravigliosamente fatto. E tra l'altro considera che è con la moglie, che questo filmato è stato girato in giardino all'aperto, perché serviva la luce del sole, la luce solare, per poter fare le prime riprese cinematografiche. Quindi in realtà questo teatrino è una cosa di cartapesta in un giardino. Questa è storia. Io la pelle d'oca ogni volta che vedo queste immagini, perché sono veramente i primi effetti cinematografici, proprio la prima vera intuizione di utilizzare il cinematografo in maniera spettacolare, insomma. Grazie Walter, fantastico. Senti, però abbiamo un altro ospite da presentare. Sì, adesso io sono felice, emozionato, perché andiamo a Roma, andiamo da Novas, che è secondo me uno dei più grandi maghi come della giovane generazione, come Ale Bellotto. Novas è uno dei più carismatici. Lui va sul palco, può anche non dire, fare nulla, e già è spettacolo, ha questo carisma, questa cosa. Ve ne accorgerete, io ho detto fai quello che vuoi, perché veramente lui può fare qualsiasi cosa. Che è collegato con noi, Thomas, ce l'abbiamo? Quindi sì, eccolo qua. Ciao. Diamo il benvenuto, tutti, assolutamente, sono. Quindi direttamente, in diretta da Roma, eccolo. Ciao, ma vuoi rimanere tu con lui, che magari vuoi spiegare qualche cosa? Eccoti, ti vediamo. Ciao ragazzi, ciao Thomas, no, mi sentite? Ci tenevo a farvi incontrare virtualmente, perché voi non credo vi siate mai conosciuti. Noi mai no. Conosciuti, ci vediamo adesso. È vero, ecco, Thomas lui è... Piacere. Esatto, Thomas tra l'altro si esibisce in close up questa sera, ma la forza del suo numero in scena è che lui balla il tango e manipola le carte. Cioè è una cosa eccezionale. Però adesso io se vuoi ti lascio con Novas. Sì, lasciami Thomas che è meglio. Ecco, ti vi lascio fare, ci vediamo dopo. Grazie. Ciao Walter, grazie. In realtà però vorrei lasciarti la scena, vorrei lasciarti ovviamente a pieno schermo come il tuo programma, perché sono davvero molto curioso. Quindi... Meraviglioso, avrò bisogno della tua mano durante l'esibizione, quindi ti chiamerò il prima possibile. Da qui fantastico. Ti ho messo. Meraviglioso, vorrei agganciarmi a quello che aveva detto Walter all'inizio, e aveva parlato di ciarlatani, no? Di imbonitori. Ecco, il ciarlatano è una persona che un po' esercitava delle pratiche di guaritore, oppure si approfittava della buona fede della gente. Bene, io mi approfitterò della vostra buona fede utilizzando un mazzo di carte, ok? Cerchiamo di associare un po' l'imbonitore, un po' il ciarlatano al baro. E il baro è colui che riusciva in qualche modo a barare appunto al gioco di carte. Ed ecco, utilizzeremo un mazzo di carte che ormai conoscerete tutti quanti, 52 cuori, quadri, fiori e picche, e cercheremo di ritrovare le quattro carte più importanti di un mazzo, e sicuramente le conoscerete, sono i quattro assi. Il primo mazzo è molto semplice, da un mazzo di carte mescolato esce fuori da solo, credo di sì, il primo è l'asso di picche. Il secondo è un po' più semplice, perché non c'è bisogno di far nulla, solo...
ed è l'asso di cuori, e gli ultimi due stanno sempre insieme, basta solo mescolare un po' e li vedrete apparire visibilmente entrambi, l'asso di fiori e l'asso di quadri. Li lascio sul tavolo. Bene, questa è un po' un'esibizione che rappresenta l'abilità di mano, quindi riuscire a ritrovare le carte che sono state precedentemente mescolate in un mazzo di carte, ma cercheremo di fare un po' di differenza fra il baro e il prestigiatore. Ebbene, ogni prestigiatore inizia con una frase che ormai è diventata famosa, cioè scegli una carta, e proprio per questo avrò bisogno di Thomas. Thomas, ci sei? Non ci sono, e come? Meraviglioso. Thomas, ho con me gli assi, sì? E cerchiamo di fare qualcosa di diverso, cioè tu sceglierai una carta, ma non sarò io a ritrovarla, bensì saranno gli assi, ok? Quindi Thomas, quando vuoi dimmi stop. Stop. Ok, spero che ti abbia fermato esattamente dove intendevi tu. Ti chiedo di ricordare la carta. Ricordo. Sì. E la carta che hai scelto verrà persa al centro del mazzo. Thomas, tienila a mente e goditi quello che ti sto per mostrare, ok? Il mazzo di carte verrà mescolato, così. Basta tagliare. E ora, come ho detto, non sono io a ritrovare la carta, ma saranno i quattro assi. Per chi non li conoscesse, ok, ve li presento. Sono realmente quattro e sono due assi neri e due assi rossi, ok? Si vedono chiaramente, spero che possiate vederli realmente in camera. Quattro assi. Ora, proviamo a fare una cosa strana. Basta semplicemente schioccare le dita e un asso diventa la carta che è stata scelta. Confermami se è la tua, Thomas. Sì, è la donna di fiori. Riproviamo ancora una volta. Ce ne restano tre. Ed è ancora una volta la donna di fiori. Il terzo asso, questo è, cerco di farlo in maniera ancora più visibile, Non so se riuscite a vederlo, sì? Sì, è della donna di fiori. E l'ultimo asso è semplicissimo, basta semplicemente prenderlo, appoggiarlo sul tavolo e diventa anch'esso la donna di fiori. E ovviamente invece dei quattro assi ora abbiamo uno, due, tre e le quattro donne, ma quello che avete visto è stata solo un'illusione, perché in realtà in mano ho sempre avuto i quattro assi. Sì, uno, due, tre e quattro. Grazie. Vabbè, vabbè. No, ma che cosa posso aggiungere? Assolutamente che sei incredibile, davvero grande, fantastico, direi. Meraviglioso, grazie, grazie. Le carte sono le nostre migliori amiche. È eccezionale, davvero. Io sono curioso. Grazie davvero. Che cosa risponde, che cosa dice, che cosa dice. Incredibile magia e lui, tra l'altro, arte vera e propria. Voglio riparlare con te perché è stato al web. Grazie a noi. Eccomi qui. Noi, ovviamente, per i saluti finali. Allora, Rossella. Il web si è scatenato, tantissimi complimenti per questo numero di magia. Vai, scusami Thomas. Ti chiedo solo una piccola cortesia di rimanere immobile per qualche secondo. Diamo per l'ultima volta la linea alla regia. Non muoverti, freeze. Linea alla regia. La pubblicità è come scegliere un abito su misura o trovare l'ingrediente segreto per il piatto perfetto. Bisogna essere creativi, appassionati, utilizzare la strategia vincente per centrare il target, raccontare storie uniche, fatte di emozioni e successi. Questo è il nostro obiettivo. Per la tua pubblicità, organizzazione eventi e produzioni televisive, non affidarti al caso, affidati a dei professionisti. Incontri Production. Il settore immobiliare sta subendo un forte cambiamento e non sarà più possibile lavorare come prima. Casa Virtuale offre la possibilità di cavalcare questo cambiamento, mettendo in campo la migliore tecnologia al mondo. Il nostro sistema di mappatura 3D permette di visitare un immobile a distanza, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Tutto questo in pochissime ore, condivisibile ovunque con un semplice link. Non allontaniamoci dal futuro, accogliamolo ad occhi aperti. Ecco di Rossella, sfrizzati perché siamo pronti. Io ti lascio. Vai, Ross. Allora, ti dicevo, Thomas, il web si è scatenato e tra l'altro
Il numero di Novas ha mandato un po' in confusione il nostro pubblico. Infatti, allora abbiamo Monia che dice: no, non ci posso credere. Italia Gossip News e Roberta chiedono: ma come fa? E adesso glielo chiediamo. Il nostro pubblico è andato in confusione. Vuoi chiedere a Novas come fa? Sì, sì. Allora, magari non il trucco, chiaramente, però come magari come una risposta. Come riuscire a manipolare bene le carte. Ma in realtà il segreto, mi sentite? Intanto ciao Rossella, piacere. Ciao Novas, piacere mio. In realtà il segreto è molto semplice. Le carte sono un po' i nostri compagni. E più ci stiamo insieme, più ci regalano emozioni, più ci regalano possibilità, 2000 possibilità diverse. Quindi in realtà il segreto è un po' quello. Una relazione, è una relazione proprio lunga, una relazione di coppia, e quello che diamo noi ci danno loro. Quindi è questo un po' il segreto. Okay. Non si può spiegare proprio tutto. Direi di no. Se no poi non è più bello. La cosa bella dei grandi artisti è che ti spiegano, ti dicono, ma in realtà non ti hanno detto nulla, no? Capito? Quindi esatto, Thomas. Ma allora Mauro dice: sto ancora cercando di capire come ha fatto. Grande Mauro. E Claudio dice: incredibile. Incredibile. Grande Claudio. Hai lasciato attonito il mondo del web, Novas. Meraviglioso, grazie. Benissimo, grazie Rossella. Grazie ancora. Allora Ross, intanto siccome immersi, passami il termine, in tanta magia, illusione, teatralità e poesia, il tempo come al solito passa, vola, no? È vero. Ecco, allora adesso ovviamente pian pianino, adesso ci sarà ancora Walter che ci regalerà qualche cosa, poi io ovviamente vorrei anche fare due chiacchiere con te proprio anche in occasione di queste 20 puntate che possono essere poche, ma sono anche già tante perché comunque siamo partiti in realtà proprio in questo periodo storicamente molto particolare e quindi vorrei anche condividere due pensieri, cara Rossella. Allora, faccio entrare... Volentieri, Thomas. Grazie. Vorrei far entrare, se vuoi rimanere, Walter, così... ecco, di qua, certo. Ciao, Walter. Sì. Intanto, ovviamente... Eccoci. Ciao, Walter. Walter, intanto grazie di averci portato degli ospiti strepitosi, veramente pazzeschi. Uno più bravo del mondo. Anche perché se uno dovesse dirmi ma chi è stato più bravo, rimarrei lì a bocca aperta senza dare ovviamente un nome, perché sono stati tutti e tre eccezionali. E quindi come ognuno questo. Porta la propria personalità, la propria storia. Walter c'è? Sì, io ti vedo e ti sento, Thomas. Rossella, mi senti? Sì, Thomas. Tu Walter lo vedi? Io non lo sto vedendo in questo momento. Ah, eccoti. Okay. Perfetto. Io ti ho sempre visto, Thomas, perfetto. Sì, ti stavo dicendo che appunto ognuno porta il proprio carattere, la propria personalità nel modo di fare magia e soprattutto abbiamo visto questa sera le carte, il mazzo di carte usato in tre modi diversi, da Simone Ravenna in maniera mentale, sì. Ha fatto un gioco di mentalismo, io ho fatto un gioco di prestigio col tagliacarte e le carte e Novas ha fatto un gioco di azzardo, no? Trasformato poi in teatralità. Quindi ecco come le carte questa sera le avete viste in tre modi diversi, con tre sapori diversi. Quindi mi ha fatto molto piacere. Grazie anche alle Bellotto, questo quadro della vita meraviglioso. Bellissimo. Sapevo, ecco, noi vogliamo proprio emozionare, vogliamo regalare una magia emozionale, non fine a se stessa. Quindi grazie per l'ospitalità che ci date a Incontri on the Road, veramente, ragazzi. Grazie a te. Allora, Walter, se tu sei d'accordo, perché abbiamo ancora qualche minuto di diretta, prima dei saluti ufficiali, volevo fare due chiacchiere con Rossella. Se nel frattempo hai voglia di prepararci un numerino, noi siamo felici, ovviamente. Molto volentieri, sì. Guarda, ho qua una donna in mano, se volete lo faccio dopo o adesso, ditemi voi quando volete. Ti chiederei tra un attimo, vorrei prima scambiare due parole con Rossella. Vai tranquillo. Grazie Walter. Allora Rossella, io eccoci. Allora intanto grazie perché mi hai accompagnato anche in questa nuova avventura e mi accompagnerai perché siamo solo a 20 puntate, quindi ne abbiamo davvero tante davanti a noi. È vero.
La cosa che mi sento di dire, e scusami se lo faccio, Rossella, e mi scuso anche con la regia, però mi vorrei vantare, e ovviamente lo voglio fare con te, perché con tutta la equipe, il team delle Incontri Production, mi vorrei vantare che queste 20 puntate sono state fatte con dei collegamenti, ognuno dalla propria casa, ufficio, studio e quant'altro, quindi esatto. Senza creare degli spostamenti, perché ecco, questo davvero, perché vediamo anche colleghi, amici, TV e quant'altro, che nonostante le problematiche, le difficili problematiche di spostamenti e addirittura in certi momenti impossibilità di spostamenti, comunque hanno continuato a creare spostamenti con permessi speciali. Ecco, non è una lamentela, però è un dato di fatto. Quindi noi... Mentre in evidenza. Esatto. Io direi di sì, noi quello che abbiamo fatto con il team delle Incontri Production, e ovviamente ringrazio a tal proposito te, Rossella, Alessandro Maietti, Alessandro Crivelli e tutti gli ospiti che poi nel frattempo hanno accettato, perché noi davvero non abbiamo creato né assemblamenti né spostamenti comunque pericolosi, abbiamo fatto tutto in completa sicurezza, tanto è vero che il sottoscritto sta trasmettendo in diretta dal proprio ufficio studio da solo, Rossella idem. Uguale. Non è, ripeto, una lamentela, però è un dato di fatto. Siccome vediamo che poi, nonostante i decreti, le grandi televisioni, così come si definiscono, però hanno creato grandi spostamenti, e questo onestamente da addetto ai lavori da tantissimi anni, perché sono oltre 30 anni che facciamo, che faccio quantomeno questo lavoro, ma sicuramente poi vorrò condividere anche con Walter questa cosa, noi non abbiamo mai creato spostamenti inutili. Quindi abbiamo trovato un modo. Thomas. Vero? Concordo assolutamente con te su questa cosa, sempre però cercando di comunque creare una televisione a distanza con un intrattenimento bello, genuino, con sempre tanti ospiti meravigliosi e sempre nel rispetto delle regole, perché chiaramente è un periodo difficile, soprattutto il nostro settore, è inutile nasconderci, ne risente forse più di tutti, perché comunque non sappiamo quando potremo ripartire in tutta sicurezza e quindi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, però chiaramente nella sicurezza di tutti. E quindi dai, sono molto felice di festeggiare questa 20ª puntata proprio in questo modo, ricreando uno spettacolo teatrale, però in live streaming. Davvero, la magia del teatro si è creata comunque, si è potuta toccare con mano e credo che anche il nostro pubblico, dai commenti che vedo, abbia percepito lo stesso. Credo di sì, e la cosa, ripeto, è che mentre le grandi televisioni continuano a fare e hanno continuato a far spostare personaggi, noi non abbiamo fatto spostare assolutamente nessuno. No. Non me ne vogliano le grandi televisioni, ma è un dato di fatto e quindi questi siamo noi. Bene, andiamo oltre, allora vorrei invitare Walter Maffei in video. Eccoti Walter, eccoci. Se vuoi aggiungere qualcosa, tu sei libero di farlo, anche perché abbiamo una collaborazione da tantissimi anni, tu sei il presidente di giuria di Amica Talent Show, sei un grandissimo personaggio, quindi se vuoi puoi astenerti o se vuoi aggiungere qualcosa lo puoi fare. No, ma sai che sono pienamente d'accordo, tra l'altro quello che stiamo facendo lo stiamo dimostrando. Io già da 2 mesi ho detto, ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo, cioè è un segnale, non c'è niente da fare, ci vediamo, bisogna veramente... Fare le cose bene, rispettarle bene e sacrificarsi, tra virgolette, un attimo. Quindi noi continuiamo a rispettare le regole, anzi, cerchiamo di, come si può dire, influenzare anche un po' meglio gli altri. Essere di buon esempio. Buono. Esatto, nel nostro piccolo cerchiamo di dare, non siamo famosissimi, quelli che possono parlare a milioni di persone, però se ognuno di noi nel piccolo ci mette la voce, allora ecco che si crea un grande eco e quindi andiamo avanti anche noi. Bene. Siamo nelle ultime battute, ti lascio per qualche secondo il tuo palco. Guarda, avevo veramente l'emblema qui, ho questa regina, questa donna, che è un po', diciamo, il gioco famoso, uno dei più famosi in assoluto, è il famoso gioco della donna tagliata a metà. È un gioco storico nato negli anni 30, dove appunto un certo P.T. Selbit inserì una donna, ebbe l'idea di inserire una donna in una cassa e di tagliarla con una sega da boscaiolo, che era un po' il cliché dei film horror dei tempi, quello di appunto rincorrere una ragazza che poi rimaneva chiusa nella segheria
e poi praticamente veniva presa e tagliata. Ecco che io sto sezionando questa regina, questa donna, in quattro parti esattamente. Una, due, tre e quattro parti. Ma vorrei lasciare semplicemente l'idea dell'imperfezione. Perché l'imperfezione? Perché ora io devo ricomporre questa donna, ma con una piccola differenza. Questo è un pezzettino che io lascio allo spettatore a cui faccio questo gioco. Apriamo. Apriamo. E abbiamo ricomposto tre quarti di carta. Questo ultimo pezzettino, quando consegno allo spettatore questa carta firmata dallo spettatore ricomposta, gli lascio l'ultimo pezzettino dicendogli ora sta a te ricongiungere l'ultimo pezzettino per raggiungere la perfezione e glielo regalo. Questa è la mia magia personale per il pubblico, quando lascio qualcosa al pubblico, perché dobbiamo sempre lasciare qualche cosa. Bravo Walter. Grazie allora a Walter Maffei per i finali. Allora, grazie a Walter Maffei, grazie davvero. Ci vediamo tra 15 giorni per un altro Illegal Magic. Che bello! Spero ci sia Ale Bellotto per salutarlo. Ciao Ale! Certo, ciao ragazzi, ciao, grazie mille ancora per l'invito. Ciao Ale, ciao. Ciao, ciao Thomas. Grazie mille davvero, alla prossima davvero, Ale Bellotto, grazie mille, e ovviamente facciamo entrare anche Noel da Roma, così almeno salutiamo anche lui, lo ringraziamo, se c'è. Ciao Novas! Ciao, grazie mille! Ciao caro, complimenti, davvero complimenti a tutti gli artisti che sono stati con noi. Allora Rossella, abbiamo delle novità strepitose, ne vuoi aggiungere, ne vuoi a dire qualcuna? Assolutamente. Allora, beh, settimana prossima il palinsesto si arricchisce, quindi aggiungiamo ore 18:30, cosa ci sarà? Lunedì 18:30. Avremo allora lunedì ore 18:30 sempre Incontri on the Road, ovviamente con un altro strepitoso ospite, anzi lo possiamo già annunciare. Avremo Gianluca Fubelli, alias Scintilla, da Colorado, la sai l'ultima, bene. Insomma, di tutto e di più, non vedremo l'ora di intervistarlo. Poi, Thomas, vai. Sempre lunedì, alle ore 21:30, cosa ci sarà? Partirà Turchesando con Angela Chilli, Turchese Baracchi, e sempre Thomas Incontri e Rossella Di Piero, ci saremo anche noi. Certo che sì. Poi l'appuntamento di Turchesano si ripeterà anche giovedì alle 14:30. Ovviamente tutti i lunedì, mercoledì e venerdì Incontri on the Road alle 18:30. E poi esatto. A sabato prossimo non saltiamo, ma saremo di nuovo in teatro per una serata dedicata. Esatto. Esattamente Thomas, sabato prossimo non la magia, ma faremo il primo appuntamento invece dedicato al cabaret. Quindi preparatevi a ridere di gusto, ragazzi, come uno spettacolo di teatro, ma sempre in live streaming, quindi ognuno dalle proprie case. E allora, grazie davvero a tutti coloro i quali hanno partecipato, hanno guardato questa puntata, grazie alla nostra regia, anzi alle nostre regie, Alessandro Crivelli e Alessandro Mainetti, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti questa sera, davvero uno più bravo dell'altro, grazie a Walter Maffei e soprattutto grazie a Rossella Di Piero. E grazie a Thomas Incontri, è stato un immenso piacere stare con voi. Signore e signori, non ci resta che augurarvi una buona serata, un buon sabato sera e un arrivederci alla prossima puntata di Incontri on the Road. Ciao! Ciao! You